Ciao, qui Eli Prandi, ed oggi risvegliamo un vecchio ricordo con una linea di giocattoli che non ebbe mai successo, nonostante alcuni pezzi fossero veramente eccellenti. Parliamo di Bravestar, prodotto da Mattel nel 1986. All'epoca il successo di He-Man e i Dominatori dell'Universo era in fase calante, e la compagnia aveva bisogno di introdurre un nuovo grande eroe, per i più piccoli. Per questo collaborò ancora una volta con la Filmations di Lou Scheimer, la compagnia di animazione che aveva realizzato i cartoni animati di He-Man alcuni anni prima. All'epoca chi disegnava giocattoli erano persone cresciute negli anni 60 e per l'occasione vollero riproporre uno dei miti della loro infanzia, il vecchio West, naturalmente riadattato alle nuove generazioni. Gli ingredienti per questa ricetta erano dunque il vecchio West e la fantascienza, cose che avevamo già visto combinate insieme nel Westworld di Michael Crichton. A fare invece da seme per il nuovo soggetto fu un design che era stato preparato alla Filmations nel 1984 per la serie animata Ghostbusters. Si trattava di uno spettro cowboy con dettagli ad alta tecnologia. A quanto pare Lou Scheimer ritenne che fosse troppo interessante per sacrificarlo come personaggio secondario nei Ghostbusters e volle dargli una seconda chance come cattivo principale del nuovo Bravestar. La nuova serie era ambientata nel XXIII secolo, a 600 parsec dalla Terra, circa 1957 anni luce, sul pianeta di New Texas. Un territorio ostile, desertico, quasi inabitabile, ma a quanto pare ricco di una risorsa preziosissima, i cristalli di Kerium, utilizzabili come carburante o come moneta di scambio. La presenza di Kerium portò la civiltà umana e molte altre a costruire colonie e miniere su New Texas, importando cibo ed acqua. Ma anche una volta esaurite queste, alcuni coloni rimasero sul pianeta a vivere in povertà, in balia di criminali disposti a tutto per ottenere qualche pepita. In questo mondo selvaggio e sregolato, il sindaco di New Texas aveva bisogno di aiuto dalla Terra e, cito testualmente, per tenere a bada banditi e delinquenti avrebbe avuto bisogno di un esercito di sceriffi, migliaia. Gliene mandarono soltanto uno, ma era abbastanza. Il suo nome era Marshall Bravestar. Gasati da questo motto imbattibile, i bambini trovarono ad aspettarli nei negozi la nuova linea di giocattoli nel 1986. Erano personaggi grandi, alti 20 cm, ricchi di articolazioni con funzioni meccaniche ed elettroniche, veicoli e playset in proporzione. Mancavano però i giocattoli di fascia bassa. E non solo. Mancava anche la serie animata, perché per qualche problema nel coordinamento delle produzioni di questa e dei giocattoli, i cartoni animati andarono in onda solamente nel settembre del 1987, dopo che i giocattoli avevano passato più di un anno ad accumulare polvere sugli scaffali dei negozi senza un cartone animato a supportarli. La serie di Bravestar fu l'ultima prodotta dalla Filmations di Lou Scheimer, che dovette chiudere i battenti nel 1989 mentre stava lavorando a Bravo, spin-off dello stesso Bravestar, che però naturalmente non vide mai la luce. La serie animata riprendeva tutti i caratteri tipici della produzione Filmations: un pesantissimo riciclaggio di fondali, animazioni e disegni, un doppiaggio fin troppo infantile e una sequenza finale in cui uno dei protagonisti esplicitava la morale parlando direttamente con il suo pubblico. E parlando di morali, vale la pena di menzionare quella del 26esimo episodio trasmesso, The Price, il prezzo, nel quale Filmations arrivò a toccare una profondità di dramma decisamente insolita per una serie animata degli anni 80. Nell'episodio due ragazzini vengono adescati da uno spacciatore di una droga chiamata Spin. Mentre uno dei due ha la forza di farsi da parte e rifiutarla, l'altro invece si lascia convincere a provarla e ne diventa dipendente. Bravestar si impegna per rovesciare quello sporco mercato, ma non fa in tempo. Alla fine dell'episodio il ragazzino viene trovato morto per overdose dal suo amico e dalla sua stessa mamma. Trasmettere la serie animata con un anno di ritardo fu probabilmente ciò che diede il colpo di grazia alla linea di giocattoli, eppure vedremo che si tratta veramente di un prodotto fantastico. Quello che recensiamo oggi è un gift pack che include le due versioni deluxe dei due protagonisti. L'eroe Bravestar ed il cattivo Tex-Ex erano venduti in confezioni singole con la dotazione di base, quindi pettorina, cappello, un paio di armi in plastica e qualche pepita di Kerium. C'erano le versioni deluxe singole che includevano anche lo zaino con la funzione elettronica di bersaglio laser che vi spiegheremo tra poco. Esisteva anche una confezione che vendeva singolarmente lo zainetto e poi naturalmente i gift pack che erano tipici per la Mattel all'epoca, in cui i singoli prodotti venivano combinati in un'unica confezione.
Esisteva una confezione che includeva Bravestar senza zaino laser con il suo cavallo 3030 e ne esisteva una che includeva Bravestar e Tex-Ex con tanto di zaini e bersaglio laser, quella che abbiamo qui davanti. Questa è la scatola del nostro set, un po' sgualcita, ma pensate, siamo stati noi ad aprirla alcuni anni fa, eravamo già adulti e incoscienti forse. I colori principali sono il grigio metallizzato ed il rosso, qui vediamo il logo di Bravestar, molto carino e dorato chiaramente perché il tema è quello fantascientifico. E non mancano le illustrazioni dipinte, non erano rendering digitali chiaramente e neanche foto del giocattolo, bellissimi questi disegni sulle vecchie scatole. Qui abbiamo un duello classico western ma con ambientazione fantascientifica e la stessa cosa vale per il flap qui in alto dove vediamo anche il volto di Bravestar e quello di Tex-Ex. A lato abbiamo una presentazione delle funzioni del giocattolo e qua dietro vediamo anche come potremmo farlo interagire con altri set disponibili nella serie. Potremmo sparare alla cassaforte presente nel Fort Carrium, il playset, per farla esplodere e saltare fuori tutti quanti i cristalli. Potremo anche far saltare via Tex-Ex dal suo piedistallo. E qui vediamo altri pezzi disponibili nella serie. Lo Skullwalker 3030, splendido, noi li recensiremo. Vi faremo forse vedere anche in futuro il playset Fort Carrium, che è veramente gigantesco. Come dicevo, lo zainetto l'ho venduto anche singolarmente e questa Neutra Laser era la pistola che potevamo usare noi come bambini oppure utilizzarla per far interagire lo zainetto con playset e altre cose. Lo sceriffo di New Texas è Marshall Bravestar, un nativo americano che dal suo mentore sciamano ha imparato l'arte di evocare gli spiriti animali che gli permettono di ottenere per pochi istanti poteri straordinari. L'occhio del falco consente a Bravestar di avere una vista straordinaria oppure una panoramica sull'ambiente circostante. Le orecchie del lupo gli danno un udito straordinario, la forza dell'orso chiaramente gli dà una forza pazzesca, la velocità del puma gli consente di correre a velocità incredibili. Come detto prima, il nuovo pupazzone era bello grosso, alto ben 20 cm, quindi molto più grande del barbaro He-Man, ma comunque era anche un'altra scala rispetto al vecchio Big Jim, che era ben 5 cm più alto di Bravestar. Le dimensioni erano molto diverse dunque, ma in comune con quegli altri due miti della Mattel, Bravestar aveva ancora una splendida corporatura ottimamente scolpita. Le proporzioni sono veramente fantastiche e vediamo anche che il volto non era da meno, una bella faccina scolpita veramente bene, perfettamente tridimensionale, possiamo ruotarla e vedere che regge ancora di profilo. Vediamo anche però che qua dietro manca un dettaglio del design del personaggio che c'era nella serie animata, la sua coda di cavallo che rendeva ancora più chiare le sue origini native americane. Osservando il giocattolo da vicino possiamo notare una eccezionale cura per i dettagli. Hanno dato texture, trame diverse ad ogni parte del suo vestito. Questa qui è a righe sulla parte alta della camicia, mentre resta una ruvidità particolare e lo stesso vale per il tessuto dei suoi pantaloni. Sono veramente dettagliatissimi. Al pupazzone non mancavano le articolazioni. Snodo a sfera per la testa, vedete, è legata qui tramite il collo al resto del corpo, possiamo farla muovere in avanti, indietro, di lato e naturalmente potrà anche girarla. Snodo a sfera anche per le spalle, quindi possiamo fargli allargare le braccia, non tantissimo, ma qualcosa si riesce a fare, naturalmente muovere in avanti e indietro. Questo però sarà vincolato dalla sua funzioncina meccanica speciale. Articolazione a sfera per i gomiti, quindi possiamo fargli ruotare gli avambracci e fargli piegare le braccia e possiamo ancora ruotare i polsi che sono in una gomma flessibile molto più del resto del corpo e questo gli consente di impugnare molto bene i suoi accessori, molto meglio di quanto potesse fare il suo precursore Big Jim. Per la parte inferiore del corpo abbiamo articolazione a sfera alle anche, quindi allarghiamo le gambe e possiamo fargli muovere in avanti e indietro e ancora possiamo piegare le sue ginocchia, di nuovo splendido come hanno scolpito i suoi stivali. Le proporzioni di questo giocattolino sono fantastiche. Possiamo anche notare che questo perno sulla gamba, che è un dettaglio inserito dopo, cioè rende più complessa la costruzione del giocattolo, serviva per fargli agganciare la sua pistola e una fondina, la vedremo tra poco più nel dettaglio. Compresa con la versione base del personaggio era questa pettorina dove hanno dipinto alcuni dettagli argentati come la stella dello sceriffo e potremmo immaginare come nella serie animata che lo protegga dai colpi dei nemici all'occasione. Gliela faremo indossare semplicemente in gomma flessibile quanto basta, abbiamo due laccetti qui sotto alle ascelle.
da una parte e anche dall'altra, calza piuttosto bene. Naturalmente su un pupazzone come questo non è troppo difficile far calzare gli indumenti, ma non è neanche detto che funzionino sempre così bene. La serie di Bravestar era decisamente particolarmente ben fatta. Vediamo che lascia anche libero questo spazio qua dietro per il pulsante grigio che c'è sulla schiena di Bravestar. Questa è la funzione speciale del personaggio base. Premendola, lui alzerà il braccio, potrà servire forse per colpire i nemici, ma chiaramente l'idea era quella di una quick draw, come dicono in America, in sostanza un'estrazione veloce della sua pistola dalla fondina. È bizzarro che questo ci ricordi ancora una volta il suo precursore Big Jim. Ora che indossa la sua pettorina possiamo mettergli anche il cappello immancabile, si tratta pur sempre di uno sceriffo. E calzava benissimo, vedete, è ben stabile, non verrà via dalla sua testa e non sembra troppo sovradimensionato, insomma presenta ancora benissimo con il cappello addosso, fantastico. Questa era la sua pistola Neutra Laser in plastica grigio metallizzato ed è simile a una di quelle che potevamo acquistare in scala più grande per usarle noi stessi bambini, e gliela facciamo impugnare. Ecco qui, ora sì che potremo goderci la sua funzione di estrazione veloce. Molto bello. E quando invece non dobbiamo tenere a bada i nemici, gliela possiamo mettere qui nella sua fondina sulla gamba. Perfetto. Con la stessa plastica della pistola avevano realizzato anche il suo Transfreeze Rifle, un fucile immobilizzante. Abbiamo un gancetto qui sul fucile che è fatto apposta per essere incastrato in un forellino qua sulla sua pettorina. Guardate un pochino come, voilà, riesce a portarselo perfettamente in spalla. Calza benissimo, ma grazie alle articolazioni del personaggio riusciremo anche a fargli impugnare il fucile in maniera più che convincente. Da una parte, poi spostiamo l'avambraccio qui in avanti e voilà, adesso siamo pronti. Con il personaggio erano incluse anche due pepite del famoso Kerium, questo cristallo che sarà oggetto della corsa all'oro del futuro. Abbiamo osservato tra l'altro che fra i vari set e personaggi erano disponibili forme diverse di pepita, oltre a materiali diversi. Alcune erano semitrasparenti come questa, altre erano opache come quest'altra. Nemico principale per la linea di giocattoli era il malvagio Tex Hex, braccio destro del padrino Stampede e capo della gang conosciuta come la Kerium Bunch. Si tratta in realtà di un ex prospettore di una miniera di Kerium che morì in un incidente ma venne poi resuscitato e dotato di poteri magici da Stampede. Insomma, anche a guardarlo non facciamo fatica a credere che la Filmations l'avesse concepito inizialmente come spettro al seguito di Malefix. Il giocattolo è alto quanto Bravestar, anche perché condividono una buona parte del corpo. Il torso, la parte alta delle braccia e delle gambe sono le stesse, mentre invece completamente nuove sono chiaramente la testa, gli avambracci e gli stivali, quindi le gambe. È chiaro quindi che anche le articolazioni saranno le stesse che abbiamo già visto a sfera per la testa, guardate che volto mostruoso con i suoi capelli argentati, a sfera per le spalle, le braccia si muovono avanti e indietro, possiamo piegare i gomiti, insomma non cambia veramente nulla. Di nuovo possiamo ruotare i polsi, ma come già detto sono completamente diversi da quelli del buono. Anche lui, sedendosi in questo modo, potrà cavalcare degnamente il suo mostruoso destriero. Anche la versione base di Tex Hex, come quella deluxe, era dotata di una pettorina in gomma flessibile, gliela facciamo indossare, gli lacci sono identici a quelli che abbiamo già visto con il protagonista, quindi voilà, la facciamo sotto un'ascella e poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Non si tratta proprio di gomma molto morbida, ma è flessibile quanto basta e nonostante siano passati 35 anni da quando questo giocattolo era nei negozi, riusciamo ancora a fletterla senza troppi timori, anche se un pochino vediamo che rischia di cedere. Qui davanti abbiamo il fodero per i suoi due pugnali in plastica dorata, chiaramente potrà anche impugnarli senza difficoltà. Anche per Tex Hex abbiamo un cappello che calza bene quanto quello dell'eroe principale. Impugnata la sua pistola Neutra Laser, che è in plastica dorata come quella dei pugnali, anche lui potrà estrarla molto velocemente e sparare
al nemico con la stessa funzione che abbiamo già visto su Bravestar. Come detto, il corpo è in buona parte lo stesso, oppure potremmo fargliela riporre nella fondina. Specifico per Tex-Ex è invece il suo fucile, di nuovo in plastica dorata ma completamente diverso da quello di Bravestar. Curioso notare che avesse due anellini in cima e in fondo per allegare un laccio che magari ci avrebbe permesso di metterlo al collo del personaggio, ma che non era incluso nella confezione. E anche qui abbiamo questo uncino che si inserisce nella pettorina per permettere al personaggio di reggere il fucile in spalla. Chiaramente anche con Tex-Ex non poteva mancare il prezioso Kerium. E con questo abbiamo esaurito quello che avreste trovato anche nelle confezioni singole base dei due personaggi. Ora ci concentreremo sugli zaini speciali. Ed ecco i due zaini Laser Fire, che erano acquistabili singolarmente oppure insieme ai personaggi o nel gift set che stiamo recensendo. Fate eccezione per la pettolina anteriore che distingue lo zainetto di Bravestar da quello di Tex-Ex, vedete sono stampi diversi. Per il resto gli zainetti sono identici, cambia solo il colore, blu per Bravestar e nero per Tex-Ex. Molto carini questi adesivi cromati con una fantasia tipica western che dovete applicare voi quando acquistate il giocattolo. Abbiamo qua sopra un interruttore e dietro un pulsante perché la funzione è elettronica. Infatti, dopo aver inserito una pila da 9V, quelle rettangolari che una volta si mettevano nei telecomandi per la televisione, lo zainetto diventa l'ennesima iterazione di una funzione che era popolarissima negli anni 80, resa celebre dal gioco Laser Tag, un sistema di tiro al bersaglio fatto di sensori e luci ad infrarossi. Questo tipo di gioco faceva un pochino da ponte fra il vecchio modello completamente fisico e il videogioco elettronico che stava iniziando a spopolare. La stessa funzione era già stata inserita in molte altre linee di giocattoli, dalla stessa Mattel nei Dominatori dell'Universo, c'era nei Thundercats della LJN e nei Galaxy Rangers della Galoob. Nell'87 poi la stessa Mattel ne propose una versione ancora più incredibile che permetteva di interagire con lo spettacolo in TV nella linea Captain Power. Prima di mettere gli zainetti addosso ai personaggi notiamo che premendo l'interruttore qua dietro spingiamo in avanti un pulsantino. Questo attiverà la mossa meccanica del pupazzetto rendendo il gioco ancora più divertente. Bilanciare i personaggi con gli zaini in spalla è sorprendentemente facile e, come dicevo, premendo il bottone qua dietro spingeremo anche il pulsante sulla schiena del personaggio permettendogli di alzare il braccio con la pistola. In questo modo faremo agire insieme l'azione elettronica e quella meccanica, è molto carino. Spostiamo l'interruttore su ON e adesso finalmente possiamo vedere come funzionano. Qui davanti abbiamo due, diciamo, punti chiave dell'attrezzatura. Sulla spalla destra abbiamo un emettitore, una lampadina ad ultravioletti, mentre sulla sinistra un sensore. I bambini, che potevano disporre solamente di uno zainetto, trovavano comunque nella confezione un bersaglio, che non è altro che un cartoncino con un adesivo a specchio che bisognava applicare. Quando spareremo contro lo specchio, nel momento in cui il raggio emesso si rifletterà e rimbalzerà nel sensore, sentiremo un suono particolare. Quando noi premiamo il pulsante, sentiamo un beep alternato che ci fa capire che stiamo sparando. Per quanto riguarda Tex-Ex, il suono è un pochino più acuto. Sparando contro allo specchio cercheremo di azzeccare la direzione giusta e ci accorgeremo di aver colpito il bersaglio quando il suono diventerà continuo. Ed ora siamo pronti per un duello stellare. Oltre ai giocattoli, la scatola conteneva anche il foglio delle istruzioni che ci mostrano solamente Bravestar, ma chiaramente per Tex-Ex erano, diciamo, del tutto analoghe. E poi un'idea molto carina era questo giornale di New Texas, dove abbiamo un articolo in lingue diverse, perché questa è l'edizione per il mercato europeo. Scopriamo che, aprendo il giornale, c'è una storia a fumetti con i nostri protagonisti. E aprendo ancora una volta, spiegando completamente il giornale, abbiamo
un poster che è parte di un poster panoramico che potevamo comporre utilizzando le quattro uscite di giornale disponibili nei vari set. E questo conclude la nostra prima recensione dedicata alla linea di Bravestar. Sono diventati giocattoli costosi anche questi, pertanto non ci sentiamo propriamente di consigliarveli, ma sono veramente fantastici. Sono solidi, pesanti, massicci, funzioni interessanti, sono veramente ben realizzati e una grossa mano la dà la scultura spettacolare, queste proporzioni, questa corporatura veramente brillanti. Anche i colori non sono male, mi piacciono i toni beige di Bravestar. A complicarci un pochettino questa recensione è stato un effetto indesiderato ed inaspettato. A quanto pare i sensori dei loro zainetti non vanno d'accordo con il pannello riflettente delle nostre lampade, quindi ogni volta che sbaglio a indirizzarli parte un beep indesiderato. Vi mostreremo ancora altri personaggi della serie, le cavalcature 3030 era fantastico, un bellissimo veicolo, la Stratocoach, c'era poi il grande playset e la pistola che potevamo usare noi che permette a questi due zainetti di interagire con il playset. Insomma, era una linea fantastica, ma già i due personaggi che avete visto nel dettaglio in questo video vi fanno capire di che livello di qualità stiamo parlando. E a questo punto noi vi ringraziamo per essere arrivati al termine della recensione, speriamo che vi sia piaciuta. Chiaramente siamo convinti che sia una linea di giocattoli sottovalutata. Potete trovarne un'infinità di altri giocattoli qui sul nostro canale cliccando sul bolino blu lì per Andy, ci sono tantissime recensioni ed altri contenuti diversi, e invece semplicemente cliccando qui su mi piace ci farete sapere che video vi è piaciuto e ci aiuterete a continuare con il nostro canale. Ciao!